Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 76. Non sappiamo più dove aggrapparci. Dovremmo iniziare nuovamente da capo le ricerche. Teo, prova a cercare informazioni sull'ultima famiglia uccisa a casa nostra. Sappiamo che sono stati uccisi tutti, ma magari i nonni sono ancora in vita, siccome nel video non compaiono. Ci provo? Va bene, Est, ma dubito. Ormai sto perdendo le speranze. La speranza è l'ultima a morire. Est se ne andò in ufficio e iniziò con le ricerche. Io andai a vedere Sara come stava. Entrai in camera sua e la vidi piangere. Piccola, perché piangi? Papi, niente. Sono stanca di tutta questa situazione. Immagino, ti capisco. Ma le cose che ci hai detto prima sono vere? Cioè, è la verità? Sì, papi, è tutto vero. Se Giulia ci voleva fare del male, penso l'avrebbe fatto già da tempo. Beh, questo è vero. Sara, mi è venuta un'idea. Cosa? Parla con Giulia e chiedigli se ci dà una mano per capire un po' tutta questa situazione. No, 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 non se ne parla. Scusami, perché? Non c'è un perché. No, papi. Ora, per favore, voglio stare sola. Pensaci su. Ciao piccola. Uscì dalla stanza e vidi Est con un sorriso a 32 denti. Est, come mai quel sorrisone? Teo, i nonni materni della madre di quella famiglia sono ancora vivi. Ho trovato pure il loro indirizzo. Non è fantastico? Magari loro sanno qualcosa. Est, sei un fottuto genio. Andiamoci subito.